Ah, noi siamo qui già da 2 o 3 giorni, siamo... Parla di inganno e marchetta elettorale il candidato a sindaco di Pescara Carlo Costantini, che questa mattina è intervenuto sulla questione di Viale Marconi. Appena 3 giorni fa il sindaco Carlo Masci, in una conferenza stampa, aveva annunciato le novità sull'importante arteria cittadina alla luce dell'apertura della nuova viabilità su via Benedetto Croce. Tuttavia, leggendo la delibera dello scorso 7 marzo, Costantini rileva altro. Siamo venuti per denunciare l'ennesimo inganno del sindaco Masci ai danni dei cittadini e degli operatori economici di Viale Marconi. Ricorderete tutti che il 18 di marzo Masci ha convocato una conferenza stampa per celebrare la soluzione trovata dopo 50 anni di attesa. Queste sono le parole sue. E poi noi siamo andati a leggere nel dettaglio qual è il provvedimento amministrativo che è alla base di questo progetto e abbiamo scoperto che la verità è completamente diversa da quella che ha raccontato ai cittadini. La verità è che questa sistemazione ha come presupposto una condizione di emergenza legata alla chiusura al traffico della galleria di San Silvestro. La cosa più grave è che è scritto nero su bianco che si tratta di una soluzione emergenziale, provvisoria e temporanea che sarà rimossa subito dopo cessata l'emergenza per consentire il passaggio dei filobus e ritornare esattamente nella condizione in cui ci troviamo oggi. E questo dal nostro punto di vista è scorretto, è violento ed è inaccettabile nei confronti dei cittadini. Io l'ho definita una marchetta elettorale perché non saprei definirla in altro modo, è un'operazione che serve a raccattare qualche consenso nelle ultime settimane che ci separano dal voto, per poi tornare immediatamente dopo nelle stesse condizioni in cui si è adesso. Costantini infine propone anche possibili soluzioni. Sul tavolo ci sono diverse soluzioni. C'è la soluzione di ripristinare il trasporto in sede promiscua per gli autobus, ricostruendo esattamente le condizioni di prima. C'è la possibilità di fare un senso unico e lasciare la doppia corsia per gli autobus. C'è la possibilità di lasciare a 3 corsie, una sola riservata per gli autobus e 2 per il doppio senso di marcia con parcheggi. Queste sono le varie opzioni che abbiamo sul tavolo, ma ci tengo a dire una cosa. Noi non abbiamo ancora stabilito che cosa inseriremo nel nostro programma amministrativo. Noi governeremo i prossimi 8 anni, non abbiamo governato i primi 5 anni e quindi ci siamo voluti prendere tutto il tempo per fare una campagna di ascolto e per studiare un percorso condiviso e partecipato che porterà alla soluzione che non è la soluzione di Carlo Costantini, di Francesco Pagnanelli o di Marco Presutti, ma sarà la soluzione di tutti i cittadini di Viale Marconi, di tutti gli operatori economici e di tutti i residenti.